Libro, grande libro, oddio, grande, piccolino, saranno più o meno 120 pagine, di veloce lettura, veloce. Saranno poche pagine, ma il contenuto di questo libro è di una potenza immensa. 120 pagine che la prima volta che l'ho letto ci ho messo 6 mesi, perché ogni tanto, anticipo, mi capitava di leggere delle cose e poi lanciarlo contro le pareti e smettere di leggerlo, perché il messaggio che contiene è un messaggio potentissimo e, oltre che potentissimo, molto utile per il momento storico che stiamo vivendo, perché porta a una maggiore comprensione di tutto quello che durante l'epoca, durante la storia dell'umanità, ci è già stato trasmesso dalle più grandi menti elevate del passato e anche del giorno nostro, sia in campo spirituale sia in campo scientifico. Allora, il messaggio che c'è scritto in questo libro, che viene passato in questo libro, è lo stesso messaggio che c'è nella Bibbia, c'è nella Bhagavad Gita, e viene trattato, lo stesso messaggio che viene trattato dalle più grandi religioni del nostro pianeta. E due parole su questo testo. Questo è il titolo, questo sarebbe l'autore, ma non è così, è fittizio. Poi adesso vi faccio una piccola introduzione per spiegarvi meglio. Casa editrice, non c'è solo questa casa editrice, ce ne sono diverse. Questa fu la prima casa editrice che lo pubblicò. Qua da noi in Italia è arrivato nel 1970, però questo è uno scritto che risale all'America del Nord nel 1914. Comunque, se voi comprate qualunque edizione che trovate in giro nelle librerie, di sicuro all'inizio c'è una piccola introduzione che non è corretta. L'introduzione appunto si riferisce al Conte di Saint-Germain e al fatto che questo scritto deriva da una canalizzazione. Se non sapete che cos'è la canalizzazione, cercate su internet, comunque non è una cosa importantissima. Risale, appunto, stavo dicendo che risale al 1930, cosa che non è così. Perché adesso vi racconto un attimo la storia di... No! Prima di che vi racconti questa storia, esiste qua in Italia da qualche anno una casa editrice che si intitola, che si chiama proprio Edizioni Io Sono, e ha fatto di questo libro il suo cavallo di battaglia, perché ne ha fatto uscire una copia che contiene la traduzione italiana, la versione originale in inglese e la traduzione in spagnolo. Questo è un libro che è conosciutissimo sia per l'associazione teosofica sia per tutte le persone che si occupano un po' di spiritualità, crescita personale, evoluzione, esoterismo. Comunque è un libro, ve lo ridico, di una potenza immensa, perché contenendo lo stesso messaggio che sono passati in tutte le grandi tradizioni del pianeta, porta ognuno di noi a entrare in contatto con il proprio maestro interno, a entrare in contatto, in relazione diretta con la coscienza della vita, o entrare in contatto con Dio, senza più bisogno di passare in qualche manifestazione esterna, ma entrare in contatto con Dio direttamente dentro di noi. Questo è lo scopo di questo libricino, che, parafrasando quel proverbio cinese, no? Del saggio che indica la luna e gli stolti si fermano a guardare il dito con cui il saggio indica la luna, questo libro fa proprio questo, ha la funzione del saggio che indica la luna. Il libro è il saggio, la luna è la verità che sta dietro tutte le forme, è la verità cosciente che sta dietro tutte le forme, è Dio. Lo so che molte persone hanno una resistenza perché ci attaccano un indottrinamento dietro il termine Dio, ma cercate di ascoltare queste parole senza giudicare e senza contrastarle, ok? Perché non vi sto parlando di un credo religioso, non vi sto parlando di una filosofia. È proprio l'indicazione verso la luna, l'indicazione per entrare in contatto con il maestro originale che è dentro ognuno di noi,
e con il quale ognuno di noi può entrare in relazione. Questo è il senso di questo libro. Allora, come vi dicevo prima, le edizioni Io Sono hanno fatto un lavorone perché sono andati a risalire all'origine dello scritto di questo libro. Perché da noi in Italia è arrivato nel 1970 tramite l'opera del professor Bernardino del Boca, proprio il fondatore della casa editrice Edizioni L'Età dell'Acquario, soltanto che era arrivato tramite quello che era successo negli Stati Uniti, in America del Nord, perché nel 1930 una coppia di coniugi, poi per carità se andate a informarvi direttamente sul sito del Io Sono Edizioni trovate tutte le informazioni, qua vi faccio solo una piccola introduzione. Comunque nel 1930 una coppia di coniugi, del quale adesso non mi ricordo il nome, avevano trovato questo libro e avevano, in questo scritto, e avevano notato la potenza di quello che c'era scritto dentro. Soltanto che, come molte altre persone che ho conosciuto in vita mia, si erano fermati in superficie, nella superficie del messaggio che viene trascritto in queste pagine, che viene passato in queste pagine. E quindi, rimanendo in superficie, si erano buttati in un lavoro speculativo, avevano creato per l'epoca, si sta parlando degli anni 30 in America, avevano creato un sistema di corsi postali di crescita personale, usando questo come, tra virgolette, cavallo di battaglia e poi affibbiandoci il nome del Conte del Saint Germain, che è all'epoca nella spiritualità, nello spiritismo si chiama il movimento, comunque era un nome molto conosciuto, faceva marketing, cioè la gente andava subito a interessarsi di che cosa si stava parlando. E poi, in seguito a questo libricino qua, ne scrissero diversi altri dove purtroppo il messaggio che conteneva il testo originale veniva un po' travisato e si andava a piombare di nuovo in situazioni di potere personale, ricerca di ottenere quello che desideri, tipo potere, tipo forza dell'attrazione, legge dell'attrazione, queste cose qua. Che per carità, queste sono tutte cose buone, quello che vi ho appena detto, ma che stanno alla base di un cammino, perché poi è come quando si va a scuola, no? Ci sono le elementari, le medie, le superiori, l'università, ci sono certi argomenti che indubbiamente fanno parte delle elementari, argomenti che fanno parte delle medie, argomenti che fanno, come questo, parte di un percorso universitario. Ragazzi, difatti non per niente l'Associazione Teosofica Italiana lo conosce bene questo libro, viene trattato, viene usato come spunto da chiunque tratta di filosofia, di spiritualità, di esoterismo. Questo libro gli è passato tra le mani. E che altro dire? Ah, ecco, comunque. Quindi, ecco dove ero arrivato. Vi stavo parlando dei coniugi che l'avevano trovato e poi comunque sia, tramite questi corsi postali avevano un po' raggirato il sistema fiscale che vigeva in America a quell'epoca lì e, boh ragazzi, tutto il mondo paese, il fisco, dovunque siamo, in qualunque paese sei, se sgarri, te becca, prima o poi te becca, e sono ammazzate. Ma comunque sia, il messaggio dello Io Sono, il libricino, era partito, era passato, ed è arrivato tra le mani di Bernardino del Boca, del professore, che l'ha portato qua in Italia. E adesso vi faccio vedere che qua tra le mani ho avuto l'onore, perché la madre della mia compagna aveva una libreria da giovane, ha conosciuto direttamente il professor Bernardino del Boca, che le aveva regalato l'opuscolino che faceva da anteprima di stampa alla prima edizione italiana. L'opuscolino è così, naturalmente vecchio, io sono il donatore, chiamami papà, perché ve lo ripeto, all'interno si parla di all'interno sì, il messaggio porta Dio. Comunque, il titolo originale di tutta l'opera è questo,
è vita impersonale, ok? Impersonal life nell'edizione originale. Qua da noi hanno scelto di cambiare il titolo con Io sono, perché vita impersonale all'epoca veniva inteso un po' come l'impersonalità, uno che non ha personalità è impersonale, che cos'è, cosa vuol dire l'impersonalità? Invece avere una forte personalità è ritenuto importante. Mamma mia, quanta illusione in quella frase. Ma che cos'è la vita impersonale? Ok, che cosa tratta lo io sono? Lo io sono in Personal Life è stato scritto nel 1914 e ringrazio ancora le edizioni Io Sono per questa ricerca che hanno fatto. È stato scritto nel 1914 da un certo Joseph Banner. Se andate a cercare su internet, su Wikipedia, trovate tutto. Purtroppo la pagina di Joseph Banner è in inglese, non c'è in Wikipedia italiana, perché non è un personaggio da noi conosciuto. E comunque, Joseph Banner era un imprenditore dei primi del Novecento. Era un uomo di, tra virgolette, potere, ma era un uomo retto, un uomo giusto che non aveva scheletri nell'armadio, almeno per quello che ci perviene oggi. Ma le edizioni Io sono riusciti a trovare anche alcune lettere che questo Joseph scriveva, senza indirizzarle a qualcuno in particolare, perché erano lettere che scriveva direttamente a Dio, al nostro maestro interno. E quando si leggono certe parole, non si può che percepire che tipo di personalità, che tipo di individualità ha scritto certi messaggi, esattamente come ha scritto tutto questo piccolo libricino. E comunque Joseph Banner l'ha scritto nel 1914 in forma anonima, perché a lui non interessava diventare famoso, non interessava ottenere un ritorno da quello che scriveva, da quello che faceva. E quindi rimaneva anonimo. Questo ha permesso poi a quei coniugi, a quella coppia, di prendere questo libro nel 1930 e affibbiarci un altro autore, un autore fittizio. Però, comunque sia, Joseph Banner ha scritto in un modo che si chiama psicotematica. E quel modo di scrivere, che hanno usato anche Gurdjieff e William Blake, è quel modo di scrivere che ti mette in contatto con la tua parte intuitiva e non con la parte mentale. E questo scritto è anche la Bhagavad Gita usa quel metodo di scrittura. È praticamente come se Dio stesso, se la vita stessa, se la coscienza della vita ti parlasse direttamente tramite queste pagine. Difatti è un libricino scritto come se fosse un dialogo a tu per tu con Dio. All'interno di queste pagine viene passata anche una pratica che viene chiesta di applicare, una pratica che viene chiesta di praticare. Perché le pratiche, così come la meditazione, così come le pratiche di autoindagine, è come ogni altra pratica, che sia uno sport, che sia un'arte marziale, che sia uno studio, ha bisogno di essere praticata per essere migliorata, compresa e acquisita totalmente. E comunque passa una pratica che suggerisce di applicare, di praticare. Ed effettivamente questa pratica e il pensiero astratto che viene qui passato ti portano inevitabilmente al rapporto con Dio, al rapporto con la vita cosciente dentro di noi e dentro ogni forma dell'esistenza, poiché la verità è tutte le forme ed è anche al di là delle forme. Comunque vabbè, senza andare a dire tanti paroloni. Oltre il libricino lì, talmente è stato così forte nella mia esperienza di vita, quel libricino lì mi è caduto in testa
nel momento di dolore più forte della mia vita. Avevo appena dato un cazzotto a una libreria e mi è caduto in testa. Inizia da lì, ha sconvolto la mia vita e mi ha portato a non vivere più quel baratro di dolore che avevo toccato, nel quale ero precipitato. Comunque, nel tempo, conoscendo tante persone che avevano letto quel testo, ma che, parlandoci, avevo compreso che erano rimaste in superficie, mi è venuta voglia, insieme alla mia compagna, di scrivere questo testo qua, che è semplicemente un saggio, che non è in commercio, ok? Non lo vendo, però mi interessa passarlo alle persone che sono interessate a questo genere di argomenti. E poi chi lo sa, magari un giorno lo metterò in vendita, magari no, boh. Vabbè, comunque ho scritto un saggio proprio su vivere l'amore impersonale nella comprensione del testo io sono. Così. Perché abbiamo preso ogni capitolo del libro e alla fine del capitolo gli abbiamo messo una comprensione, abbiamo scritto una comprensione proprio per facilitare, cercare di facilitare ed andare a semplificare il messaggio che viene passato, che per carità non è un messaggio difficile da comprendere, ma è un messaggio che bastona molto le nostre personalità e fa cadere la maggior parte dei condizionamenti e delle credenze che abbiamo sviluppato nel corso della nostra esistenza. Parlo così perché i condizionamenti e le credenze che abbiamo sviluppato tutti quanti noi in base al contesto educativo in cui siamo cresciuti sono più o meno le stesse. E qua va a minare molte di quelle convinzioni, va a minare molte di quelle credenze che fortunatamente fa questo, perché quelle convinzioni, quelle credenze sono quelle che generano il dolore nel percepire la vita come si manifesta davanti a noi. Il testo io sono, il testo in Personal Life, una piccola particolarità, era il testo preferito di Elvis Presley. Pensate cosa sono riusciti ad andare a scoprire. C'è un'altra casa editrice statunitense che mi sembra nel 2001 ha fatto una nuova pubblicazione di Personal Life proprio con una prefazione dei pensieri che aveva scritto Elvis sul messaggio che viene passato nel testo. Pensate che addirittura si dice che Elvis, quando morì, stringeva tra le mani questo libricino e che ogni tanto durante la sua vita gli capitava di comprare un centinaio di copie e di regalarle in giro alle persone che incontrava. Cioè, adesso ve lo consiglio, andate a comprarlo, cioè questo costa 11,50 euro. Ci sono altre edizioni che costano 6 euro. Cioè, ne ha quanto una pizza margherita costa così. E quindi, ragazzi, ne vale davvero la pena. Il consiglio è andatevelo a prendere. Noi adesso faremo un attimo di cambio, perché se ve lo andate a prendere, magari riuscite già a farlo entro questa settimana, sappiate che dal prossimo sabato inizieremo proprio la lettura e la comprensione capitolo per capitolo di questo libro. Non so quanto tempo ci metteremo, sono 18 capitoli, per carità non sono tanti, sono anche di poche pagine l'uno, però quello che contengono è davvero un messaggio potente, che vale la pena di leggerlo e andare a far subito una comprensione.
E naturalmente, oltre che leggere e comprendere, occorre praticare quello che ti suggerisce. Che non ti chiede niente di che, poi lo scopriremo. Però, ragazzi, la vita vi sta chiamando. Ragazzi e ragazze, uomini e donne, bambini e bambini. No, i bambini lasciamoli ancora lì che sono già nella coscienza pura. Però, che dire, è una grandezza. Adesso vi diamo un abbraccio e ci vediamo presto. Sì, stanno un po' cambiando le cose, ma è arrivato il momento di entrare nel vivo, perché tutti i video che abbiamo fatto in precedenza a questo fungevano solo da introduzione all'argomento, mentre invece questo testo e il messaggio che contiene sono il fondamento, base, sono la base solida su cui si stabilisce ogni crescita importante, ogni vera crescita. Boh, è stato un piacerone. Vi mandiamo un abbraccio e a presto, grandezze. Ciao!